Viviamo nel tempo della post-pandemia e allora ecco, c'è davvero bisogno di recuperare la speranza e di ricominciare da nuovo, ricominciare meglio che è un po' anche l'appello che il Santo Padre continua a ripetere a tutti, no? Non si esce come si è entrati nella pandemia, però dipende da noi uscire in meglio, uscire in peggio. Durante questa pandemia la carità sembra essere sparita tra le persone. Io non direi che la carità sembra essere sparita, ci sono stati tanti episodi di solidarietà, ecco, e di attenzione nei confronti. Pensi per esempio a tutta la categoria degli operatori sanitari, c'è stato veramente un grande impegno da parte loro, anche con un costo a livello personale molto grande. E d'altra parte sì, è vero, si sono accentuati anche gli egoismi. Ecco, e quindi il nostro sforzo e il nostro impegno e la sfida è proprio quello di cambiare un po' il paradigma della nostra società. Lo siamo invitati a farlo grazie anche proprio a questo scossone che ci è venuto dalla pandemia, no? Però come dicevo prima, ecco, non è automatico, ecco, bisogna che lo vogliamo, bisogna che veramente ci mettiamo a ragionare in termini di apertura, di solidarietà, di condivisione con gli altri, altrimenti rischiamo di rinchiuderci nel nostro egoismo e di andare avanti, ma non andremo da nessuna parte.